amici, ben trovati! Oggi finalmente andiamo a realizzare una ricetta light veramente gustosa. Andiamo subito a vedere che cosa ho pensato di realizzare. Una cosa, ho cotto un bicchiere di quinoa con 2,5 bicchieri di acqua, un pizzico di sale per 12 minuti. L'ho scolata e l'ho lasciata raffreddare. Con un coltello trito grossolanamente gli spinaci lessati e ben strizzati. A questo punto vado a versare dentro alla quinoa gli spinaci. Vado ad aggiungere un uovo intero ed inizio a mescolare con un cucchiaio. Aggiusto di sale, anche una spolverata di pepe. Vado ad aggiungere 2 cucchiai di pan grattato. A questo punto vado a creare le polpette con le mani. A questo punto, quando l'impasto avrà riposato, quindi si sarà un po' compattato, vado a prendere dei mucchietti in questo modo, prenderò un pezzetto di mozzarella e vado a formare la mia polpetta e la vado a passare nel pan grattato in questo modo. E vado ad infornare in forno già caldo a 180 gradi per circa 15 minuti, finché non saranno ben dorate. Come avete visto, ecco amici, come avete visto, in pochissimo tempo abbiamo realizzato questo piatto light, quindi un piatto leggero, di quinoa, spinaci, dal cuore morbido e filante di mozzarella. Vi ricordo, in alto a destra nel video ci sarà il link per un'altra ricetta. E sotto, qui sotto, nel box informazioni, passate, fatemi sapere se vi è piaciuta questa ricetta o se avete delle richieste da fare. Io cercherò di esaudirla il più breve tempo possibile, scrivetemelo nei commenti. E poi vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, perché nel momento in cui voi vi iscrivete al canale e attivate la campanella, vi arriverà una notifica nel momento in cui io sarò in diretta o pubblicherò una nuova ricetta, così potrete venire a realizzarla insieme a me. E quindi non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto a tutti, a presto, alla prossima ricetta! Cucina, cerchi cucina.